aspettano i corridori. Ci troviamo a Scomigo, in provincia di Treviso, comunità di Conegliano, per la partenza della quinta e ultima tappa della 31esima edizione del Giro del Veneto. Oggi ci sono 137 chilometri da percorrere su un tracciato davvero insidioso, un tracciato grintoso che attende i corridori su quello che è stato il circuito città di Conegliano. C'è tanta attesa perché ancora la classifica non è ben definita, i vantaggi non sono molto determinanti, quindi ci sarà in quest'ultima tappa da rimettere in gioco tutto. Vedremo come sarà il finale. Ivano Azzalini, che in questi luoghi e in questa giornata a Scomigo, ultima tappa del Giro del Veneto, è riferimento per quanto riguarda gli aspetti logistici locali. Dal Gran Premio Città di Conegliano arriviamo al Giro del Veneto, un passaggio importante ritengo. No, per noi è un'opportunità di crescita, abbiamo preso a volo questa tappa per rilanciare un po' questa manifestazione che noi da tanti anni svolgiamo. Per noi è un onore, naturalmente abbiamo avuto anche la missione comunale al nostro fianco e per noi è un salto di qualità insomma in questa manifestazione. Com'è stato l'abbinamento con Adriano Zambone che è il patrone del Giro? Beh, è già da un anno che questo contatto e finalmente siamo riusciti a avere questo obiettivo. Qua avere la finale per noi è importante perché dopo il Giro del Veneto, la finale, insomma, su un circuito così bellissimo dove che si ondula nelle colline del Prosecco, le colline dell'UNESCO, dunque per noi è un alto valore di qualità di tutto il territorio e anche una manifestazione importante. Rivalorizzi dunque un tracciato storico. Ecco, questo qua è un tracciato storico perché nel 1983 è cominciata l'avventura, è cominciata con una premondiale e per tanti anni questa gara era una gara indicativa per i mondiali di ciclismo. Dunque noi abbiamo mantenuto questo circuito e qua si troverà veramente la gente a posto e si divertiranno a vedere questo circuito e sicuramente vincerà un corridore importante qua. Primo Longo è assessore allo sport al comune di Conegliano, una giornata importante per lo sport e quindi per il suo referato e per l'intera città. È importante per la comunità, è importante per chi ama lo sport a carattere generale. L'amministrazione invece? L'amministrazione ha gradito la presenza di questo giro anche perché l'anno scorso si era fermato in centro della città. Quest'anno viene fatto un circuito e sarà sicuramente
per da molti e molti appassionati, perché questo circuito è molto bello. Un circuito suggestivo che fa vedere le bellezze del territorio incastonate nel patrimonio dell'umanità, vero? Sì, effettivamente qua ci sono proprio delle colline e sicuramente si vedranno delle cose che faranno piacere anche ai ciclisti stessi. E quindi godiamoci insomma questa, sì, questa giornata tutti insieme. Certamente sarà una bella giornata e di sport, e spero che tutto vada per bene e ci vediamo alla prossima. L'ultima tappa della 31esima edizione del Giro del Veneto prende la partenza da Scomigo, siamo nelle comunità di Conegliano in provincia di Treviso, ancora molto numeroso il gruppo schierato alla partenza, più di 150 i corridori alla via sul classico tradizionale circuito del Gran Premio Città di Conegliano. Ed è subito bagarre su questo anello, un anello disegnato interamente su quelle che sono le colline del Prosecco inserite dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità, e come vedete nelle nostre immagini in fuga se ne vanno subito in 9 atleti. Si tratta di Garavaglia, Cataldo, Montanari, Granger, Martinelli, Rocchetta e Bozzola. Per loro però appena 35 secondi di vantaggio su un gruppo che sembra pedalare in scioltezza. Gruppo che è però molto accorto a non modificare le posizioni nelle varie classifiche, nella classifica generale. Per quanto riguarda il percorso, sono stati disegnati due tracciati, la prima parte da percorrere 8 volte, decisamente più lunga, poi invece nella seconda si accorcia il percorso, ma c'è il dente del Monte Nero e qua potrebbero nascere, anzi potrà nascere la differenza per la tappa e per il giro. Nel frattempo il gruppo torna compatto, la velocità rimane sempre altissima e come vedete anche da questa immagine aerea il gruppo sfila sempre in lunga fila indiana. Davvero difficile andare in fuga in un circuito che tra l'altro non lascia mai respiro. Disegnata questa come ultima tappa del Giro del Veneto, sicuramente quanto di meglio potevano chiedere gli attaccanti, coloro che hanno ancora volontà di provare a ribaltare la classifica generale. Contrariamente a quanto si poteva pensare che quest'ultima tappa e il circuito così grintoso potesse fin dall'inizio scremare il gruppo, così non è stato, gruppo che viaggia compatto, ci sono gli attacchi, i vantaggi non sono mai molto determinanti, questi ravvivano ovviamente la contesa, ma dobbiamo dire che il gruppo è stato sempre molto accorto. E nel frattempo con le nostre immagini ci siamo spostati al chilometro 80 quando nasce una nuova azione. Si tratta di un attacco tentato da 8 corridori, primi ad andarsene sono Gabriele Petrelli del team Tecnaips, Federico Guzzo della Zalf, Filippo Agostinacchio della Beltrami TSA Trecolli. Su di loro rientreranno prima 5 inseguitori, si tratta ancora una volta di Giacomo Garavaglia della Work Service, insieme con lui Simone Carrò dell'Aries Cycling, Tommaso Rigatti della Sissio, Davide Basso della Gallina Ecotec Lucchini e Stefano Baffi della Solme Olmo. Infine su questi 8 rientreranno anche altri 3 corridori, ma intanto vediamo a dare manforte, a dare l'impulso a questa azione un Federico Guzzo davvero scatenato quest'oggi. Sì, e qua guardando la classifica generale, Luca Creti che ha preso la maglia ieri, l'atleta del team Colpa Caballana, ancora protetto all'interno del gruppo, come d'altro canto anche le altre maglie delle classifiche, come dire, attendiamo la parte finale per scatenare la bagarre. Intanto ci soffermiamo ancora su queste immagini e dobbiamo poi sottolineare anche un altro aspetto per quanto riguarda l'attività organizzativa in questi luoghi, con Anzalini e Colodel che hanno messo l'anima per rispolverare, passatemi il termine, questo storico tradizionale circuito. Esattamente, oggi si corre anche per la 21esima edizione del trofeo Città di Conegliano, una grande classica per Elite e Under 23 che ha trovato spazio all'interno del programma del Giro del Veneto e sicuramente è un modo per valorizzare ulteriormente questi luoghi, questo circuito e la tradizione di questa corsa. Intanto vedete
vedete che al comando si è formato il drappello degli otto attaccanti, su di loro rientrano anche questi tre inseguitori. Si tratta di Nicolò Garibbo della Gragnano Sporting Club, con lui c'è Andrea Guerra della Zalfaro Mobile Désiré Fior, che fino a ieri vestiva la maglia di leader della classifica generale, e poi Dennis Locke della SIAS Rime. Si va così a comporre un gruppo di 11 unità al comando della corsa. Diventa voluminoso il drappello al comando, potrebbe essere questa una delle risoluzioni attese, se trovano l'accordo possono anche incrementare il vantaggio, c'è sempre però da dire che da dietro hanno dimostrato sino a questo momento tanta attenzione alle varie azioni proposte, anche in questa occasione non è che il vantaggio lieviti poi molto e quindi c'è la possibilità certamente ancora di rimescolare e questo contribuisce a rendere ulteriormente spettacolare la contesa. Nuovo passaggio sulla retta d'arrivo per gli 11 battistrada e questa è un'azione che può favorire anche il leader della classifica, perché sicuramente dietro la Colpack Ballan non si dannerà l'anima per andare ad inseguire questi 11 atleti che sono tutti fuori classifica, non sono in lizza per il successo nella classifica generale, e questo potrebbe consentire proprio alla squadra della leader di tenere tranquilla, calma la corsa ed evitare attacchi pericolosi, perché lo ricordiamo, Matteo Zurlo è ad appena 21 secondi dalla testa della classifica generale. Potrebbe proprio recuperarli, anche perché su questo percorso già ha messo tanto di suo e quindi conosce a mena dito il tracciato. Poi tornando alla competizione, eccoci qua che si va ad annellare questa settimana, questa parte del tracciato, vediamo ancora delle soggettive per quanto concerne il percorso di gara, che tra l'altro è molto bello e lussureggiante, ma siamo in attesa di vedere quando la corsa entrerà nella seconda parte del percorso di gara. Siamo ora sulle rampe del Montenero e quindi abbiamo iniziato gli ultimi 5 giri, quelli più corti, quelli ancora più impegnativi rispetto a quelli iniziali, e gli 11 battistrada viaggiano con appena 25 secondi di vantaggio su questo gruppo che è ancora molto folto. Una cosa, questa inedita per il trofeo Città di Conegliano, siamo stati abituati negli anni a vedere una grande selezione, ma evidentemente gli interessi di classifica e soprattutto la lotta per le maglie di leader nelle classifiche speciali fanno sì che gli atleti saranno impegnati sino all'ultimo colpo di pedale. Intanto prosegue l'azione degli 11 e ad inseguire i battistrada si portano anche i portacolori della Overall Tre Colli, loro che hanno il terzo classificato in classifica generale, vale a dire Luca Cavallo, e che sicuramente vogliono provare a togliersi una soddisfazione quest'oggi in questa ultima tappa. Intanto diventano 12 gli atleti al comando, perché rientra anche Simone Lucca della Solme Olmo, ma il gruppo ormai è vicinissimo. Infatti Lucca riesce a fare una sparata, a rientrare sui primi, ma gli inseguitori sono segnalati ora ad appena 20 secondi dai battistrada. Ed eccoci qui con un altro passaggio in quello che sarà poi la linea del traguardo, con il drappello che è ancora al comando, gruppo che sta recuperando a grandi falcate anche questa azione. Come dire, contrariamente alle ipotesi, non si avrà un arrivo ristretto, frazionato, con più gruppetti. L'ipotesi più probabile è che adesso tutto si rimescoli e ci sia un arrivo inusuale su queste strade con un gruppo compatto. E infatti quando siamo sulle rampe del Montenero vedete il gruppo transitare allungatissimo ma sostanzialmente compatto. Minimi distacchi, vengono riassorbiti tutti gli 11 attaccanti e lì nelle primissime posizioni abbiamo visto un Thomas Pesenti scatenato anche quest'oggi, lui che è della Beltrami TSA Trecolli, e sulla sua ruota c'era Luca Cretti, leader della classifica generale, che ovviamente tiene d'occhio tutti i suoi diretti rivali. Gruppo, vedete, molto allungato, tanto anche il pubblico quest'oggi presente sulle strade di Scomigo. E quando si torna sul tratto più pedalabile, ad andarsene a questo punto è una coppia formata da Michael Zecchin della Zalfaro Mobile Désiré Fior, insieme con lui Kirilo Zarenko, l'ucraino della Opla Petroli Firenze Don Camillo. E questo potremmo quasi dire che l'ultimissimo degli attacchi, e quindi ci provano e fanno bene proprio a provarci dalla breve distanza.
perché c'è questa opportunità di scardinare il gruppo che fino ad ora è stato decisamente molto, molto accorto, e quindi la sorpresa ci sta tutta. Anche perché siamo già negli ultimi due giri, ormai 15 km al traguardo per questi due battistrada che viaggiano con 22 secondi di vantaggio su un plotone che è comunque segnalato in lunga fila indiana. Difficile dunque evadere, ma questi due ragazzi ci stanno provando, tra l'altro entrambi grandi protagonisti in questa settimana del Giro del Veneto. Kirill Lutsarenko ha vestito anche la maglia verde, mentre Michael Zecchin ha dato il proprio apporto alla Zalfa Aeromobil Desire Fior per imporsi in quella che è stata la cronometro a squadre d'apertura. Tra poco il penultimo passaggio sul Monte Nero. E poi giù a scendere per il passaggio al suono della campana, e sul Monte Nero, tornando proprio al Gran Premio, sì, Zelenko che l'ha indossata nelle prime due giornate, ma ieri ad esempio Matteo Zullo, che è stato protagonista nella quarta tappa, è lui il leader della classifica e ha incamerato ancora qualcosa in questi passaggi sul Monte Nero. Se la danno davvero a gambe due corridori al comando, però vediamo che la situazione sta cambiando leggermente per quanto riguarda anche questa coppia. Assolutamente sì, perché Michael Zecchin sembra avere una marcia in più rispetto al compagno d'avventura, e quindi quando le rampe si fanno più impegnative il ragazzo trevigiano prova ad andarsene tutto solo. Lui, che sulla carta è un velocista, prova a fare la differenza sull'impegnativo tracciato di Scomigo, e questa è la testimonianza di come, essendo al quinto giorno di gara, intanto Zecchin va a scollinare sull'ultimo Gran Premio della montagna, essendo proprio alla fine della corsa a tappe, ormai a fare la differenza sono soprattutto le energie rimaste nelle gambe degli atleti. Si va ora verso il passaggio al suono della campana, vediamo due chilometri appunto a quella che sarà poi la linea del traguardo, ma da dietro suonano già la carica. Zecchin ce la mette davvero tutta, incitato poi anche dalla gente nella zona arrivo, ma inesorabilmente il gruppo si avvicina piano piano al corridore di Zalfa Aeromobil Desire Fior. È un circuito questo di Scomigo che è fatto a tenaglia, si può fare una tornata tutta, ma poi la fatica inizia a presentarti il conto, non c'è la possibilità di respirare, e quindi dopo una fase davvero brillante per Michael Zecchin ora arrivano le fatiche. Vedete, inizia a ciondolare anche con la testa, e soprattutto da dietro sono in tanti ancora per poter guidare l'inseguimento. Intanto suono della campana per un generosissimo Michael Zecchin. Forse l'attacco è partito un po' troppo presto dalla breve distanza, ma i chilometri erano una ventina ancora da percorrere, e l'incedere per un corridore da solo, lo diciamo sempre, è particolarmente difficile quando il gruppo ha l'intenzione di recuperare. E intanto Kirill Lutsarenko è ancora lì a 15 secondi dalla battistrada, transita anche lui al suono della campana, il gruppo è poco più indietro. Una tornata al termine, qui iniziano a muoversi gli uomini del team Tecnipes in Emilia Romagna, ed è ancora Luca Cretti che va in prima persona a rintuzzare gli attacchi. Brillantissimo Luca Cretti, che viene da un periodo magico che l'ha visto protagonista al Giro d'Italia Next Generation, poi secondo splendido al campionato italiano e vincitore della Pessano Roncola, prima di arrivare qui al Giro del Veneto per provare a portare a casa la classifica finale. Ancora 5 secondi per Michael Zecchin, che non si volta, ma il gruppo ormai è sulle sue tracce. Luca Cretti, e ritorniamo ancora sul corridore della Colpa, che ieri ha dato grande dimostrazione del suo valore e della sua tenacia, recuperando un Zurlo davvero scatenato nella seconda parte della corsa, ha agganciato e vestito la maglia proprio grazie all'impresa di ieri. Oggi il suo compito è quello di difendere il suo e quello della sua squadra. Intanto però le immagini si soffermano ancora sulle maglie che ci sono familiari. Michael Zecchin ormai ha capito che il gruppo è sulle sue ruote e quindi sta tentando ancora il tutto per tutto, ma vedete, gruppo compatto quando siamo all'imbocco del Monte Nero. Su queste rampe arriverà l'attacco vincente di un Thomas Pesenti, apparso oggi in grandissime condizioni, che viene così accolto sulla retta d'arrivo.
Lo scatto a sorpresa, poche decine di metri, giusto per alzare le braccia al cielo. Ed è Thomas Pesenti, Beltrami TSA che vince, e poi lo sprint per le posizioni di rincalzo su un gruppo che si è un po' assottigliato. Martin Nessler chiude in seconda posizione, terzo Simone Carrò dell'Aries Cycling. Può festeggiare finalmente Thomas Pesenti dopo una settimana dove ha speso tanto. La classifica generale, contraddistinta dalla maglia rossa SGM, va invece a Luca Cretti. Per quanto riguarda le altre maglie, Thomas Pesenti indossa la maglia azzurra di vincitore della tappa, quindi quella patrocinata dalla Dalpitec, e anche la maglia ciclamino della Carpenteria Rubega. Maglia verde dei Gran Premi della Montagna firmata Epoca per Matteo Zurlo, maglia bianca della classifica dei giovani Lames per Simone Vieceli, maglia gialla della Clone dei Traguardi Volanti per Matteo Baseggio, infine la maglia blu dell'Intergiro della carrozzeria Antonio Zanon per Simone Piccolo. Questa è la conclusione di un bellissimo giro del Veneto. Si sta festeggiando proprio al completamento di queste 5 giornate di gara, tutte ricchissime di emozioni, ognuna delle tappe con una propria storia da raccontare. Quella che vi stiamo raccontando ci porterà ora al completamento festoso di questa giornata. Oggi non hai guardato la classifica, ma la vittoria di tappa, era questo che puntavi oggi? Ma dopo la giornata di ieri ho pagato un po' forse la stanchezza della stagione, visto che è da gennaio che sono sempre tirato, però oggi quando sono salito in bici le sensazioni erano buone, vedevo che gli altri comunque facevano fatica, ma io pedalavo abbastanza bene. Al terzo ultimo giro ho provato a vedere cosa succedeva se attaccavo, visto che comunque rimanevo da solo. All'ultimo giro ho fatto una volata sullo strappo, ho stretto i denti, ho visto che erano lì dietro, ho detto speriamo che non mi passano alla fine, poi dopo ce l'ho fatto. Hanno reagito poco da dietro. Forse un po' si guardavano per la generale, io invece non ci ho pensato, oggi ho provato ad attaccare e basta. Quindi la vittoria alla quinta tappa su un percorso come questo, come lo giudichi? Ma questi sono percorsi molto adatti a me, visto io tengo in salita ma preferisco vallonati, tengo degli strappi, e siccome oggi l'ho dimostrato. Luca Cretti vince il Giro del Veneto numero 31, maglia conquistata ieri, oggi grande difesa su un percorso tosto, davvero grintoso, difficile. Cosa c'è? Emozione, gioia, felicità? Sei contento? Manco a dirlo. Ma sì, sicuramente sono più che contento. Era la prima volta che provavo a fare una classifica generale in un grande giro e sono venuto qua con questa intenzione, ho lavorato fin dal primo giorno per questo. Siamo partiti subito bene con un'ottima cronosquadra e poi anche il resto dei giorni la squadra mi ha aiutato tantissimo. Infatti devo ringraziare ad uno i miei compagni perché sono stati fantastici e siamo riusciti insomma a gestire questo vantaggio, e oggi ancora abbiamo controllato la tappa e è stato l'epilogo perfetto. Al di là della vittoria, una sintesi tecnica sulle 5 tappe? Ma al di là della vittoria mi sono sempre sentito bene, e sempre stato in controllo della corsa, non ho mai dovuto inseguire, non mi sono mai sentito in affanno insomma, e diciamo che è stata la gestione perfetta. Se guardiamo avanti, da qui al termine della stagione? Ma adesso domani un'altra corsa, il Medio Brenta, corsa di casa, organizza il nostro sponsor Ballan, a cui dedico la vittoria di oggi, visto che siamo in Veneto dopo aver vinto domenica scorsa alla Roncola in casa di Colleoni, oggi per Ballan, e domani vedremo quello che verrà, e poi successivamente ogni giorno penseremo di volta in volta e fino a fine stagione cercando di dare il massimo. Speriamo allora che questo filone davvero importante non si interrompa. Beh, la speranza è quella e vedremo. Matteo Colodel è interessato a tutto tondo a questa organizzazione nella giornata conclusiva del Giro del Veneto. È come dire un riprendere la tradizione, perché su queste strade si è corso tante competizioni. Oggi il Giro del Veneto ha un altro tono, ma io credo che sia l'impegno e la situazione siano uguali. Beh, intanto abbiamo fatto un passetto in più rispetto all'anno scorso, che è quello che ha sempre chiesto l'amministrazione comunale, e abbiamo fatto questa fusione, diciamo così, col Giro del Veneto, mettendo una corsa già impegnativa di per sé in una tappa finale di una corsa a tappe.
La 31esima edizione del Giro del Veneto a tappe è giunta all'ultimo atto, alla cerimonia protocollare. Però prima di concludere sentiamo Adriano Zambone per una sintesi complessiva di questa edizione del Giro del Veneto. Ma siamo partiti dal cronometro di Adria con poi la tappa il giorno successivo da Sacca di Scardovari ad Adria, quindi abbiamo percorso i Colli Ugani e i Colli Bellici da Montegrotto Terme a Carmignano di Brenta, infine la tappa regina, quella delle Dolomiti partendo da Borgo Valbelluna arrivando a Cortina d'Ampezzo, e quella di oggi che forse avrà stravolto anche la classifica generale rispetto a ieri. Io devo ringraziare tutte le amministrazioni comunali, partendo da Conegliano, qui abbiamo l'assessore Primo Longo, partendo da Conegliano, andando a ritroso, Cortina d'Ampezzo, Borgo Valbelluna, Carmignano di Brenta, poi Montegrotto Terme, Adria, poi abbiamo la Catiepolo nella zona di Porto Tolle, quindi un grazie a loro, ma soprattutto un grazie agli sponsor, ai nostri sponsor, non voglio citarli tutti per non dimenticare qualcuno, gli sponsor che sono gli artefici di queste manifestazioni, senza di loro noi non potremmo andare da nessuna parte, ma a parte quello io vi voglio anche pubblicamente ringraziare per il servizio che fate ogni sera di queste tappe del Giro del Veneto. Un Giro del Veneto che è riuscito così come lo pensavi alla vigilia? Io penso di sì, il mio sogno si è avverato a Cortina d'Ampezzo e il mio sogno si è avverato anche qui a Scomigo nella città di Conegliano, e sono sogni che costano, ma senz'altro quando si esprimono fanno solo della felicità. Quando si chiude un capitolo già si pensa ad un altro? Non hai una domanda di riserva da farmi? No, va bene, inizieremo adesso dal mese di agosto, di luglio, metà luglio, dopo i campionati italiani, cronometro a squadre il 22 di luglio e la Zanè-Montecengio il 5 di agosto, per partire con la nuova edizione 32 Giro del Veneto. Respectons.